Ora dice di Yesse, che ti innalzi come segno per i popoli. Vieni a liberarci, non tardare. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio, e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla sua destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino, né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio, e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno al loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un'altra storia di una natività miracolosa. In primis c'è quella di Gesù, Verbo di Dio che si incarna e nasce dalla Vergine Maria. Ora abbiamo ascoltato, sempre da San Luca, il racconto della nascita di Giovanni, ma diciamo il preambolo, perché Zaccaria è sacerdote, quindi ha il turno di offrire l'incenso nel Tempio. E lì gli appare l'Arcangelo Gabriele,
gli dice che sua moglie avrà un figlio e questo figlio dovrà preparare il popolo ad accogliere il Messia. Zaccaria, riflettendo su questo, non è possibile, e chiude il discorso. Allora l'arcangelo gli spiega meglio come avverrà e gli dice: e adesso per castigo, poiché tu non hai creduto, rimarrai muto fino a quando non ci saranno questi eventi, non nascerà il bambino che dovrà essere consacrato a Dio. E Zaccaria, allora, quando esce dall'altare, era nel Sancta Sanctorum, dove non entrava se non il sacerdote, e prima ha tardato tanto a uscire, quindi il popolo ha pensato qualcosa di straordinario sta avvenendo, forse gli è apparso un angelo e non si sbagliava. Poi Zaccaria con i gesti spiega qualcosa, racconta qualcosa, continua il suo turno, poi ritorna e dice il Vangelo: in quei giorni Elisabetta concepì il figlio, però per 5 mesi rimase nascosta, si vergognava di farsi vedere incinta, che era una cosa così straordinaria che lei avrebbe dovuto, ma non avrebbe saputo spiegare perché era avvenuto quel miracolo. E al 6° mese andrà ad accudirla, ad aiutarla, la giovane Maria di Nazareth. Infatti, quando tratteremo dell'incarnazione, dell'annunciazione dell'angelo a Maria, l'angelo dice: questo è il 6° mese, e Maria va e rimane con lei 3 mesi, cioè fino alla nascita di Giovanni. Ma quando Maria arriva, Elisabetta è piena, viene riempita di Spirito Santo ed esclama: come mai a me, povera semplice creatura, è venuta la madre del Signore? E Maria allora canta la più bella lode, il Magnificat, che è la preghiera, l'inno di ringraziamento della Chiesa, e nelle grandi circostanze noi recitiamo nei Vespri il Magnificat proprio per elevare a Dio gli stessi sentimenti di gratitudine, di umiltà, di amore, di grandezza, di fedeltà della Madonna. Quindi il Magnificat è il grazie più bello che possiamo dire a Dio per tutte le consolazioni che ci dà, ma soprattutto quando si verificano segni straordinari come questi. Avete ascoltato precedentemente il racconto del libro dei Giudici, dove si parla di Sansone. Questo figlio anche gli nasce ad età avanzatissima dei genitori, e siccome l'angelo aveva spiegato tutto alla donna, questa lo racconta al marito, e tutti e due stanno attenti che Sansone, prima piccolo, poi giovane, poi più grande, rispetti quello che l'angelo ha detto: non dovrà bere bevande inebrianti, non si dovrà tosare i capelli, perché la forza dello Spirito Santo agirà in lui proprio anche per mezzo di questi segni. E sarà così: Sansone dovrà liberare il popolo dai filistei. Quindi questa pagina si riferisce al Vecchio Testamento,
che sia la storia dei profeti che si avanza per annunciare e preparare poi la nascita di Giovanni Battista e la nascita di Gesù. Tutto il Natale allora compendia questa storia di miracoli. Voi siete venuti a messa perché volete bene al Signore, perché volete preparare il cuore alla nascita di Gesù, volete che nasca di nuovo davvero con tanta forza, con la vibrazione dell'amore nel vostro cuore, perché possiate sentirvi riempiti anche voi di consolazione di Dio, di pace di Dio, di amore di Dio. Quindi tutto il racconto fino a un certo punto vi può interessare, però io ve li rimetto uno dopo l'altro sotto gli occhi per farvi capire quanto la parola di Dio è importante, sia quanto ci annuncia la profezia e sia quanto ci annuncia gli eventi che adempiono le profezie. Perché l'errore grande del popolo dell'Antico Testamento è stato questo: aveva la fede in Dio, ma non ha avuto la capacità, direi anche l'umiltà, di credere a tutte le parole del Signore, anche quelle che venivano per mezzo degli angeli. Chi dice a noi questa parola di Dio? È la Chiesa. La Chiesa che come una madre raccoglie tutte le parole, i doni e i segni che abbiamo ricevuto da Gesù perché la nostra fede sia forte. Noi abbiamo la ragione per credere e quindi abbiamo la forza di sperare che si adempie quello che il Signore ci fa sapere. Ogni pagina di questo libro della Bibbia potrebbe essere intitolata come si intitola una lettera. Il Signore ti fa sapere, io ti faccio sapere. Questo dobbiamo mettere dentro, perché allora gli eventi difficili, duri, le ingiustizie del mondo, la cattiveria, la miseria morale e spirituale del mondo non ci debbono toccare. Noi dobbiamo passare in mezzo al fuoco del povero mondo che va non si sa dove senza lasciarci bruciare. Allora fate bene la novena di Natale, la messa ogni giorno, l'Eucaristia, pane di vita, e consolazione e i doni di Dio sono tanti, tanti. Pare che noi siamo arrivati, stiamo pregando, poi ce ne andiamo e non sia successo niente. Invece qui avviene qualcosa di simile a ciò che è avvenuto a Betlemme, dove è nato il Figlio di Dio, perché il Figlio di Dio scende, si nasconde sotto le specie del pane e del vino e poi viene dentro di noi. Altro che grotta di Betlemme, noi siamo già un tempio fulgido, splendente, dove abita Dio. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Maria si alzò e andò. Maria s'alzò e andò. Non era nel suo letto, non era in poltrona. Maria era in casa, raccolta in preghiera, unita al suo Dio. Il focolare acceso, la pentola sul fuoco, il pane sulla mensa. L'arrivo dell'arcangelo sconvolge i suoi piani. Adesso deve andare. Elisabetta è incinta. Elisabetta è anziana.
Elisabetta è sola. Adesso tocca a lei deve andare e deve andare in fretta. Non aspettò la sera, non aspettò la notte, s'alzò e andò in fretta. Non pensa alla distanza, non pensa alla fatica, non pensa ai pericoli. È solo una ragazza e chi la guiderà? Chi l'accompagnerà? La guiderà la fede, la sosterrà l'amore, ma lei deve andare. Maria non è fatta per stare nella nicchia a leggere la storia. Maria va con Cristo, Maria va in fretta, Elisabetta va.